Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti. Questa puntata è dedicata alla seduta d'aula convocata d'urgenza per discutere delle azioni messe in atto per il contrasto alla pandemia da Covid-19. In particolare ci occuperemo della mozione di non gradimento presentata dalla Lega nei confronti dell'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Inoltre ci occuperemo anche di due proposte di delibera. La prima per richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle misure di contrasto alla pandemia messe in atto dalla Giunta. La seconda per chiedere l'istituzione di una commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale. Mettere in sicurezza il 30% della popolazione toscana entro maggio, completando la vaccinazione degli over 80, dando priorità agli anziani di età compresa tra 70 e 79 anni e portando avanti la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. È in sintesi il cuore della comunicazione dell'assessore alla sanità che ha aperto la seduta del Consiglio regionale. Secondo Bezzini, se la Toscana è indietro è dovuto al fatto che si è scelto di puntare sui medici di medicina generale per la categoria degli over 80, secondo un criterio di prossimità, ma coinvolgerli ha richiesto un po' di tempo, provocando un ritardo nell'andamento delle vaccinazioni. L'assessore ha ribadito le date entro le quali saranno effettuate le vaccinazioni degli over 80. C'è un ritmo crescente di vaccinazioni. La settimana scorsa sono state fatte circa 80.000 vaccinazioni tra prime e seconde dosi agli over 80. Lo stesso avverrà in questa settimana e stiamo lavorando con la medicina generale, con eventuali elementi di supporto, diciamo, no? Sul quale si sta riflettendo anche da parte della macchina regionale e di quella delle aziende, affinché con questa accelerazione si rispetti l'obiettivo che ci siamo dati, che è quello di terminare le prime somministrazioni entro il 25 aprile e poi entro la prima metà di maggio chiudere con tutto il richiamo. La mozione per esprimere il proprio non gradimento nei confronti dell'assessore al diritto alla salute e alla sanità, Simone Bezzini, è stata respinta a maggioranza. L'atto ha visto i 25 voti contrari della maggioranza, PD Italia Viva, e i 16 voti favorevoli di tutte le forze di opposizione, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. L'operato dell'assessore regionale alla sanità è stato difeso dal gruppo PD. L'assessore Bezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Inoltre, per quanto riguarda le proposte che sono state fatte oggi in Consiglio, noi diciamo no a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni di inchiesta e per le strumentalizzazioni. Diciamo sì invece a strumenti come alla commissione speciale che allarghi la partecipazione e dia la possibilità a tutte le forze politiche di essere parte per portare un contributo, per dare suggerimenti, per fare il monitoraggio necessario. Questo è il momento di unire le forze per dare ai toscani la risposta che meritano e che hanno come necessità, quello di mantenere la salute che è legata a questo piano di vaccinazioni, sperando che le dosi arrivino in numero molto più copioso di quelle che invece ad oggi ci stanno fornendo. Il consiglio urgente è stato voluto fortemente proprio dal gruppo della Lega per trattare il tema dei vaccini, un tema che è salito purtroppo alle cronache nazionali. Sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione, per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale per ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini perché lo vediamo come
l'attore principale insieme a Gianni di quelli che sono stati i servizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini, fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. Ecco, le dimissioni di Bezzini secondo noi erano un atto dovuto, ma siamo comunque felici di aver portato a casa una commissione speciale, che è quella che consentirà anche a noi dell'opposizione di poter dire la nostra e di vigilare sull'operato della Giunta, cosa che in questi mesi non ci è stata possibile perché la Giunta non ha mai dialogato con il Consiglio. Su questo ultimo punto, quello secondo cui la Giunta non avrebbe seguito gli indirizzi provenienti dal Consiglio, ha posto l'accento anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci. L'assessore non è di certo il responsabile di tutti gli errori che hanno portato la nostra regione a fare una figura imbarazzante a livello nazionale. Lo dicevo, ci sono occupati tutti i media nazionali della Toscana, purtroppo non per vanto. Gli errori sono imputabili sia al Presidente sia alla Giunta nel suo complesso, ma per un semplice e chiaro motivo, mi si lascia dire, di non aver seguito le indicazioni, gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale. Un esempio grave cui mi riferisco riguarda la risoluzione numero 15/2020 prodotta dalla terza commissione ed approvata dall'Aula, in cui si indicava precisamente come la campagna vaccinale, tenendo di conto delle indicazioni nazionali, si sarebbe dovuta sviluppare. Degli indirizzi previsti dalla risoluzione è stata fatta carta straccia. Questo è inaccettabile, davvero questo è inaccettabile. La Giunta ha fatto totalmente come gli pareva, disattendendo la proposta che giungeva dal Consiglio e bypassandone le indicazioni. Ma non ci siamo limitati a una mozione di sfiducia, di non gradimento nei confronti dell'assessore. Abbiamo proposto anche una commissione speciale, che è ben distinta da una commissione di inchiesta, di cui oggi non ravvisiamo l'opportunità temporale, perché intendiamo vigilare con strumenti migliori, più adeguati, sulla campagna vaccinale, in quanto ad oggi, fino ad oggi, le notizie o ci sono arrivate in ritardo dalla Giunta o addirittura le abbiamo apprese dalla stampa. Con l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta, di fatto la sanità toscana è stata commissariata. Ieri il voto in Consiglio regionale è stato palese ed unanime. Si è detto, in Toscana le cose sulla vaccinazione non hanno funzionato. Guardate, pensate che soltanto un over 80 su 5 è stato vaccinato. Soltanto 2 toscani su 10 della popolazione complessiva hanno avuto la prima dose. E ci continuano a dire che è andato tutto bene? No, non è andato tutto bene. Ci sono ancora i superfragili che stanno aspettando, ci sono ancora tanti malati che non riescono a vaccinarsi, ci sono tanti over 80 che non riescono ancora a fare una prenotazione. E soltanto in 15 giorni il sistema della prenotazione è cambiato 3 volte. Oggi in Toscana arrivare ad avere un vaccino è più difficile che vincere al gratta e vinci. Per questo abbiamo chiesto ed abbiamo ottenuto che si facesse da un lato chiarezza su quello che è successo, sulle tante cose che in Toscana non sono andate bene, ma dall'altro come Forza Italia porteremo in quella commissione le nostre proposte e siamo orgogliosi di dire che le proposte di Forza Italia sono state accettate anche in questi mesi ed hanno contribuito ad accelerare il percorso vaccinale ed anche a migliorare quel percorso vaccinale. Consiglio regionale della Toscana approva una commissione speciale e ringrazio i colleghi per aver sottoscritto e condiviso le mie proposte, quelle di poter dare poteri speciali a questa commissione anche in termini di indagine, possibilità di andare ad approfondire, supportare, dare sostegno e migliorare l'attività della vaccinazione, un supporto che arriva con maggioranze e opposizioni che si ritrovano unite fondamentalmente in un atto largamente condiviso, non da tutti. Fratelli d'Italia ha scelto di non dare questo contributo, però ho visto la Lega, Fratelli di Forza Italia, ovviamente Italia Viva, Partito Democratico e 5 Stelle darsi una mano. Cioè non era il momento di accusare l'uno o l'altro, era provare a fare meglio. La Toscana è una regione importante, deve migliorare i livelli di vaccinazione e sono convinto che questo supporto, maggioranza e opposizione messi insieme a dare un contributo, io vorrò dare mettere a disposizione anche la mia esperienza, le capacità, le conoscenze che ho maturato negli anni da Presidente di Commissione di Sanità, potranno dare mano e sostegno, perché poi non basta ringraziare tutti i giorni gli operatori sanitari, bisogna fare del nostro, bisogna organizzare meglio, fare meglio e cercare di fare veloci, perché dobbiamo uscire da una pandemia. Saper uscire bene da una pandemia mediante una vaccinazione di massa consente di riaprire prima le scuole, di riaprire prima le attività, di tornare a una vita normale e soprattutto di affrontare un'estate serena
lasciandosi alle spalle la pandemia. La sfiducia che voteremo all'assessore Bezzini è da estendersi a tutti i vertici che hanno pianificato una campagna vaccinale che è stata fallimentare sotto troppi aspetti per poter essere giustificata dai tagli alle forniture vaccinali che pure ci sono stati e sono una delle cause. Ecco perché una commissione in questo momento deve essere il contenitore perfetto, esteso a tutte le forze politiche, ai tecnici e alla giunta, per cercare di elaborare delle nuove modalità che dovranno prevedere non solo lo svolgimento del resto di questa campagna, ma probabilmente anche di quelle future, perché già gli scienziati ci stanno dicendo che ci saranno nuove campagne vaccinali da fare a seguito delle varianti che probabilmente richiederanno altri vaccini. Vaccini che potranno essere somministrati in modalità diverse e per diverse indicazioni che verranno dal governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a questo e non ci possiamo più permettere gli errori inaccettabili che ci sono stati in questi mesi. Per questo presenteremo le nostre proposte e contribuiremo a questa commissione di cui noi per primi abbiamo proposto l'istituzione. Se non fossimo in zona rossa, la regione che ha descritto oggi Bezzini in aula sarebbe la meta ideale per andarci in vacanza, perché sicuramente non ha descritto la Toscana. Ha parlato di una regione in cui tutto viene organizzato con trasparenza e in modo pubblico. Quello che abbiamo visto con i nostri occhi, e penso per esempio al lab vaccinale più importante della Toscana, il Mandela Forum, era tutto tranne che trasparente. Quelle liste di riserva che hanno portato alle vaccinazioni dei cosiddetti furbetti, che hanno portato la nostra regione in copertina di tantissimi giornali nazionali, erano tutte tranne che trasparenti e pubbliche. Per non parlare poi dei numeri, i numeri dati da Bezzini sono numeri che non corrispondono alla realtà. I numeri dicono un'altra cosa, dicono che la Toscana è al penultimo posto per vaccinazione degli over 80, 10 punti percentuali al di sotto della media nazionale. 10 punti percentuali. Tra il 26 di novembre, momento in cui i medici di famiglia erano pronti a somministrare i vaccini, e l'11 di febbraio, momento in cui finalmente abbiamo dato il via alla somministrazione dei vaccini agli over 80, sono passati 77 giorni. Ancora non abbiamo avuto una risposta da Gianni e da Bezzini su cosa sia successo in questi 77 giorni. Tra gli interventi anche quello del consigliere di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri, che non ha usato giri di parole rivolgendosi all'assessore Bezzini. Stiamo assistendo a una disfatta del sistema organizzativo, senza criterio, senza strategia, alla Carlona, oserei dire. La Toscana non merita di essere derisa come avviene quotidianamente la stampa nazionale. Forse l'incarico che lei ricopre è più grande di lei, e per questo ci vorrebbe la modestia e la serietà di ammetterlo. Gli ospedali sono al collasso, non ci sono terapie intensive sufficienti, le chirurgie e i reparti di medicina generale degli ospedali sono state sacrificate e generano liste di attesa insostenibili. Il problema della sanità toscana viene da lontano, ma fino ad oggi molti errori gli erano stati perdonati. Adesso, dopo un anno, potevate aver investito sull'ammodernamento e la ristrutturazione di questo comparto. Purtroppo, anche in questo caso, avete perso l'occasione. Oggi paghiamo gli errori e le scelte del passato da voi appoggiate, ma con questo passo il futuro non credo che sarà migliore. Non credo che siate in grado di rispondere alle necessità del momento e dei cittadini. Ve la cantate e ve la suonate. Ma intanto oggi sono state chiuse le porte del palazzo per la paura, e non è un bel segnale. Dopo il suo monologo non viene fuori nulla di diverso. Provi a parlare ai cittadini che chiedono certezze come ha parlato a noi oggi. Riceverebbe dei fischi che noi, per rispetto anche verso il ruolo che ricopriamo, non ci permettiamo. Ed è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.